Steve Michalak stava passeggiando, quando nota qualcosa, avanza con cautela verso l'oggetto e riesce ad osservarlo da vicino. Si tratta di un oggetto di forma cilindrica, del diametro di circa 6 metri e alto circa 3 metri. Sul lato superiore dell'oggetto notano delle finestre, dalle quali si intravedono delle luci molto intense che sembrano emanare calore. Steve si avvicina ulteriormente, incuriosito, ma l'oggetto improvvisamente emette un forte rumore simile a un soffio, seguito da un calore intenso che sprigiona una forte luce. Rapidamente, l'oggetto si inclina verso di lui e uno dei pannelli sul suo lato superiore si apre, spruzzando un calore e una luce ancora più intensi. Steve viene colpito dal calore e dalle radiazioni, e quindi cade a terra svenuto. Quando riprende conoscenza, vede che l'oggetto si è sollevato e si sta allontanando velocemente. Ha bruciature sul petto e sul viso, e in seguito si accorgerà che alcune delle sue vesti sono completamente bruciate e si sono fuso insieme. Riesce a tornare alla sua auto e a guidare fino all'ospedale di Winnipeg. Qui viene sottoposto a diverse analisi mediche, che rivelano lesioni da radiazioni e ustioni causate da un calore estremamente intenso. Questi risultati sono in linea con le testimonianze di Steve e contribuiscono a validare la sua storia. Ma non è tutto. Sulla pelle di Steve vengono rinvenute delle particelle di metalli molto rari e sconosciuti, che vengono successivamente analizzate dai ricercatori. Questi metalli sono completamente estranei all'ambiente terrestre e non sono mai stati rinvenuti in nessun'altra parte del mondo. Questo conferma ulteriormente la teoria che l'oggetto con cui Steve è entrato in contatto fosse di origine extraterrestre. L'avventura di Steve Michalak a Falcon Lake ha attirato l'attenzione di numerosi scienziati e ufologi di tutto il mondo, che hanno cercato di analizzare e comprendere ciò che è realmente accaduto quel giorno. Ma ancora oggi, nonostante le prove mediche e scientifiche, molti scettici rifiutano di accettare la veridicità del racconto di Steve. Il caso di Falcon Lake rimane uno dei casi di incontri ravvicinati più importanti e affascinanti nella storia dell'ufologia. Le prove mediche, le analisi dei metalli e la testimonianza di Steve Michalak forniscono elementi convincenti che indicano un incontro con una civiltà extraterrestre. E nonostante le controversie, questo caso rimane un punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo interessati a comprendere l'esistenza di vita aliena. Steve Michalak è un uomo razionale e molto pratico e ipotizza che l'oggetto possa essere un apparecchio sperimentale dell'aviazione militare. Ma dopo una rapida occhiata si rende conto che l'apparecchio non ha niente in comune con i tradizionali velivoli dell'aviazione, una corona periferica di circa 10 m di diametro, a forma di cono appiattito, circonda una cupola centrale la cui base è striata da fessure di 25 cm di lunghezza. Sotto quel complesso, proprio di fronte a lui, si trovano 9 pannelli rettangolari di 15x25 forati ciascuno da numerosi buchetti che Michalak ipotizza siano bocche d'aerazione. Man mano che l'UFO pare raffreddarsi l'aria si impregna di un odore pungente di zolfo e Michalak inizia a sentire un ronzio simile a quello di una turbina. Nella zona di quelli che pensava pannelli d'aerazione si apre una specie di porta dalla quale parte un'intensa luce violetta che, secondo il testimone, supera in intensità quella del sole a mezzogiorno. Michalak si avvicina di qualche passo e inizia a sentire in maniera poco chiara 3 voci umane che conversano. Convinto allora che l'ipotesi del mezzo sperimentale, il testimone decide di richiamare l'attenzione sugli occupanti. Michalak è poliglotta e benché non conosca alla perfezione tutte le lingue studiate a scuola riesce a pronunciare saluti in inglese, in russo, italiano, tedesco e polacco. Non riceve alcuna risposta, così, non riuscendo a vedere l'interno del veicolo estrae dallo zaino i suoi occhiali da sole e decide di andare a vedere più da vicino che cosa ci sia all'interno di quello strano apparecchio. Michalak si accosta all'entrata del misterioso velivolo e si sporge per guardare all'interno. Con sua grande sorpresa l'apparecchio è vuoto, ma non ha il tempo di proseguire la sua ricognizione perché la porta gli si richiude bruscamente con 3 pannelli scorrevoli, 2 dei quali si chiudono orizzontalmente mentre il terzo dal basso in alto. Ormai convinto di non avere a che fare con un apparecchio dell'aviazione militare, Michalak passa la mano sulla parete esterna che gli sembra di acciaio cromato. Immediatamente avverte un odore di gomma bruciata, il suo guanto sta bruciando per effetto di un calore misterioso. Pochi istanti dopo l'UFO si solleva leggermente da terra e Michalak prova un intenso bruciore al petto. I suoi abiti prendono fuoco,
e il giovane si getta a terra e inizia a rotolare su se stesso per poter spegnere le fiamme. Riesce a spegnere il fuoco, ma prima che si sia potuto riprendere dallo spavento, il misterioso velivolo è già sollevato sopra gli alberi e in brevissimo tempo si allontana a forte velocità. Dolorante per le bruciature e nauseato dall'intenso odore di zolfo, il testimone tenta di ritornare alla macchina. Dopo 2 ore di estenuante marcia, durante le quali vomita quasi costantemente, incontra una pattuglia della polizia canadese a cavallo che lo trasporta d'urgenza all'ospedale della Misericordia, a Winnipeg. Da quel momento Steve Michalak, per circa 18 mesi, è preda di una strana malattia dai sintomi più diversi, intervallata da brevi periodi di guarigione. Dopo aver ricevuto cure per le ustioni superficiali, la salute di Michalak sembra migliorare. Tuttavia, nel corso dei primi giorni dal ricovero in ospedale, perde 10 kg di peso. La perdita di peso è particolarmente preoccupante dato che Michalak è già un uomo piuttosto magro. Alcuni medici sospettano un possibile contatto con materiali radioattivi, ma le analisi al centro atomico di Pinawa risultano negative. Nonostante l'assenza di interventi medici, la salute di Michalak migliora rapidamente e recupera il suo peso normale. Tuttavia, il 3 giugno Michalak sviluppa un prurito al petto che peggiora di giorno in giorno, arrivando alla sensazione dolorosa che migliaia di invisibili bestioline gli stiano divorando la carne. Dopo un altro ricovero, il prurito scompare temporaneamente, ma riappare 2 mesi dopo e poi a gennaio, maggio e agosto del 1968. Le sofferenze di Michalak continuano ad aumentare. Un giorno di dicembre del 1968, prova un intenso bruciore al collo e al petto, sentendo come se la gola fosse in fiamme. Portato in ambulatorio, i medici notano che il suo corpo è stranamente gonfio e che sono comparse grandi macchie rosse nel punto delle vecchie scottature. In soli 15 minuti, tutto il suo corpo diventa viola e si gonfia a tal punto da impedirgli di togliersi la camicia. Le sue mani si gonfiano come 2 piccoli palloni. Gli specialisti chiamati dichiarano di essere impotenti nel formulare una diagnosi per questa malattia misteriosa. In modo strano, tutte le sue sofferenze scompaiono durante la notte, senza alcun intervento medico. Il giorno dopo, Michalak ritorna a casa fresco e riposato, accolti con gioia dalla sua famiglia che attribuisce la sua guarigione a un miracolo. 27 medici hanno formulato varie teorie per spiegare questi disturbi strani. In base alle analisi e controanalisi, hanno proposto 3 possibili teorie agli ufologi. Secondo la prima teoria, Michalak sarebbe stato bruciato da onde ultrasoniche. La seconda teoria suggerisce che la sua malattia misteriosa potrebbe essere stata causata da una reazione termica provocata da un getto d'aria compressa. Infine, la terza ipotizza che una radiazione di tipo gamma abbia causato le bruciature e il deterioramento immediato del cibo nello stomaco che Michalak aveva consumato poco prima dell'osservazione. Sostenitori di questa teoria credono che questa decomposizione possa spiegare l'orribile odore di zolfo percepito da Michalak, che diceva di sentirlo dentro di sé. Tuttavia, nessuna di queste teorie spiega completamente tutti i disturbi di Michalak, come il gonfiore improvviso del corpo, la perdita di peso improvvisa e le macchie rosse successive alle bruciature. I sintomi manifestati dal testimone di Falcon Lake rimangono inspiegabili. Durante il periodo in cui Michalak è stato sotto cura, sono state condotte indagini per trovare prove dell'atterraggio dell'oggetto. Sul terreno è stata individuata una piccola zona circolare priva di vegetazione. Campioni del terreno prelevati e analizzati dal National Research Council del governo canadese e dall'Aviazione Militare del Canada hanno rivelato la presenza di radioattività. Ulteriori analisi hanno identificato il radio 226-226RA. Il 19 maggio 1968, ulteriori prelievi hanno confermato i risultati precedenti. È stata anche scoperta la presenza di piccole particelle metalliche, composte principalmente da argento al 92-96%, con solo il 1-2% di rame, il che rende il metallo estremamente puro. Le scoperte e le analisi sul posto non hanno preoccupato la commissione Condon, che ha suggerito che Michalak potrebbe aver organizzato l'intera storia per autenticare il suo racconto. Il rapporto sul caso e le relative conclusioni non hanno preso in considerazione i disturbi fisici manifestati dal testimone. Rispondendo a chi lo accusa di essere un simulatore, Michalak semplicemente risponde:
Non chiedo a nessuno di credermi, ma io so quello che ho visto.